caro signor Loiaco, non sono come voi. A tutto rinuncerei, tranne che a una tazzina di caffè presa tranquillamente fuori dal balcone. ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta, se ne possono fare due tazze, però se ne possono ricavare pure tre, nel caso ci sta una terza persona. La maggior parte della popolazione definisce il termine amore come un sentimento. Ecco, io ho una visione un po' distorta di questo sentimento. Diciamo che per me l'amore è come prendersi un caffè, o meglio, giusto il tempo di un caffè. È l'istante che separa le labbra dalla tazzina. Funziona esattamente così, eh? Il barista o la barista arriva, tira fuori il suo taccuino e ti chiede l'ordinazione, tu resti lì fermo, immobile. Ecco, io proverò a scindere tutti questi attimi. Il primo, l'ordinazione. È pari all'attesa che si prova nell'aspettare che qualcuno ti guardi, anche per un piccolo secondo. Una volta che poi arriva il caffè, bello caldo, sta a te scegliere se zuccherarlo fino a coprirne il sapore o se invece prenderlo amaro. Ecco, quell'istante è pari all'atteggiamento che scegli di utilizzare nei confronti della tua dolce o quasi metà. E lì iniziano i veri problemi, perché che zucchero scegliere? Ci sono talmente tante variabili da fare mentalmente ed è l'ellissi che si crea esattamente nei confronti dell'emozione che si ha nei confronti delle prime scelte di coppia. La penultima fase. Iniziare a girare con il cucchiaino nella tazzina nonostante tu non abbia zuccherato nulla. Ecco, quel gesto serve solamente per allungare un po' più di tempo la tua pausa caffè. Perché alla fine è così che vorremmo che andassero le cose, no? Che tutto durasse per sempre. E quale sarebbe il problema? Però quanto dura per sempre? Ce lo dice anche Lewis Carroll quando Alice chiede: per quanto tempo è per sempre? E il bianconiglio risponde: a volte solo un secondo. Ecco, quello è il momento della negazione. Quando si continua, nonostante il dolore, imperterriti. Solo per stare insieme, solo perché si ha paura della separazione. E poi arriva l'ultima fase. Quando inizi, finalmente, lentamente, a sorseggiare il caffè sperando di non scottarti. Quello è il momento più arduo, il più importante, perché è lì che si vede se la relazione è lenta e passionale o veloce e indolore. E ora vi starete chiedendo, ma tutto questo che c'entra con il caffè? È perché non importa se tu vada lento o di fretta, se zuccheri il caffè o meno, perché credimi che il suo sapore rimarrà eternamente dentro di te per tutto il tempo. Perché l'amore è caffeina, che assumi casualmente, ma che se manca crea uno stato di estrema pesantezza e lentezza. E allora mi domando. Signori, sono stato posizionato. Modestamente. Alla fine dell'amore. Sì, canto. Tenore al San Carlo di Napoli. Ah. Sia pure nel coro, naturalmente. Salario fisso. Salute ottima. Denti sani. Tengo 37 anni e sentimenti eletti. La presenza, la vedete.